Pace e bene, sono frate Fabio Maria, sono il responsabile dei religiosi della nostra diocesi di Padova e oggi per me è un motivo di grazia e di festa perché ricordiamo insieme la festa della presentazione del Signore al Tempio, che è la festa che il Papa 24 anni fa, Papa Giovanni Paolo II, ha voluto dedicare alla vita consacrata. Questa è la festa liturgica nostra. Noi siamo quasi 2000 consacrati nel territorio della nostra diocesi, così vasto, così bello, e spesso ci è chiesto cosa vuol dire essere consacrati. Le forme di consacrazione sono tante negli istituti di vita religiosa, negli istituti secolari, nella vita eremitica e nella vita monastica. Oggi ci è chiesto spesso se significa ancora qualcosa essere consacrati. Per noi essere consacrati non significa essere persone speciali, ci conoscete, ci vedete nelle vostre case, nelle vostre vite, siamo persone normalissime che hanno accolto dal Signore una chiamata speciale a essere e vivere come Lui, casto, povero e obbediente. La fantasia della Chiesa ha ispirato a svariati uomini e donne nel corso della storia cristiana a seguire la voce dello Spirito, voce che diceva che in quel bisogno c'era bisogno di dire qualcosa alla Chiesa con una forma particolare di consacrazione. Voi sapete che noi copriamo tante realtà, dalla vita di preghiera, dalla vita pastorale, qualcuno è in parrocchia, qualcuno è in monastero, qualcuno è impegnato nelle scuole e negli ospedali. La nostra vita è un dono al Signore e oggi siamo qui a ringraziare con il pastore della nostra Chiesa, con altri vescovi emeriti religiosi, questo dono di grazia che per noi è la vita consacrata. Facciamo anche un augurio che la vita consacrata non è qualcosa di vecchio, di stantio, ma è qualcosa di giovane, perché al fondo di ogni consacrazione c'è la sequela di Gesù Cristo nel suo Vangelo e nelle sue opere. L'augurio che facciamo a tutti i giovani e a tutte le persone che accostiamo, che seguire il Vangelo è ancora valido, è ancora bello e ne vale la pena. Testimone della resurrezione, questa è la proposizione identificativa del ruolo di consacrato, quasi sempre travisata nel giudizio sommario formulato dal riconoscimento dei meriti di tante persone che operano per il bene sociale. Lo spunto per una riflessione, suggerito da questo evento celebrativo apparentemente riservato a quanti esercitano un ministero ecclesiale, viene proprio da tale definizione, che apre gli occhi alla visione di una realtà soprasensibile nella quale i fatti straordinari diventano la norma, non sono privilegio dei santi, ma possibilità per ogni cuore che ama. Nella coscienza di chi è risorto, vivere nel corpo accettando limitazioni e regole che la natura impone non priva della libertà, ma induce a gestire l'esistenza nel tempo con il distacco necessario a contemplare la bellezza ovunque si manifesta, senza cedere all'effimera seduzione delle passioni. È una visione accessibile ad ogni uomo intelligente, ma soprattutto ad ogni cristiano, che ragionando sulla propria fede può sperimentare in sé la presenza vivificante dello Spirito Santo, principio latente di resurrezione. Ogni battezzato è consacrato al Signore, è un modo con il quale Dio ci dice che siamo Suoi e quindi la nostra vita trova pieno senso, piena realizzazione nel riferimento a Dio. Quindi questo riguarda ogni battezzato, per ricordare
la dignità di ogni battezzato, qualcuno ha una vocazione speciale, di un richiamo particolare che è dato tramite la rinuncia a ciò che in questo mondo sembrerebbe essenziale. Io capisco così i voti che vengono fatti dai consacrati nella vita religiosa. Compreso quello della vita comunitaria, che oggi in un mondo così individualista diventa un richiamo molto profetico. Vieni, Signore, nel tuo Tempio Santo. Noi siamo delle consacrate secolari, apparteniamo agli istituti secolari sorti nella Chiesa, approvati nel 1948. Il primo documento è la Pro Vita Mater, quello e che ci ha definito, ed è una modalità di servire la Chiesa inseriti nel mondo, inseriti in ogni angolo della società, però con una consacrazione che prevede le promesse, i voti di povertà, castità e obbedienza, vissuti nelle modalità di tutti i giorni, nella quotidianità, e cerchiamo di rendere la quotidianità un modo per santificarci ed arrivare a Dio. Vita consacrata significa una vita totalmente donata al Signore, e per questa donazione speciale al Signore si è a disposizione delle cose che riguardano il Regno di Dio. Io la penso proprio come un segno che le cose di Dio, sono della risurrezione, sono veramente percorribili anche per noi, anche se è a tenere accesa continuamente una grande speranza. Essere religiose consacrate oggi è sicuramente una sfida, e il poter testimoniare la misericordia, l'amore di Dio che Gesù Cristo è venuto a portare in un mondo dove l'amore sembra sia solo consumismo, dove l'amore sembra abbia perso un po' il suo valore, sicuramente è una sfida per noi donne, e per dire che comunque c'è anche un amore che è molto più grande, una maternità che è universale e che ci permette di abbracciare tantissimi figli, fratelli, per poter annunciare appunto questa buona novella che Gesù Cristo è venuto a portare. All'interno di questa società di noi religiosi sicuramente è un ruolo molto importante, perché va un po' controcorrente e dire che c'è una maternità, dire che c'è una realizzazione anche di noi donne lì dove ci serviamo la società, serviamo la Chiesa intera. Amare è servire, questo lo dice anche un canto, quindi noi ci sentiamo realizzate lì dove l'amore trova concretezza, lì dove l'amore chiede di esistere e di esserci, quindi non viene meno la nostra maternità, non viene meno la nostra femminilità, perché realizziamo in pienezza quella che è la specificità della nostra femminilità. In modo particolare oggi è un dono straordinario quello della vita consacrata, in un mondo, una società che è molto legata a ciò che è più materiale, più concreto, più umano, e questo riferimento allo spirito e a ciò che è spirituale è un modo per rendere ancora più umana la nostra esperienza, e per questo è preziosa.